In un recente video, tra i tanti commenti, c'è quello di Paolo Brambilla, attento osservatore, che ha notato che nella mia macchina, dopo 6 anni e 3 mesi, si trova ancora la batteria originale Renault, quella di fabbrica, che di solito durano 4 o 5 anni, questa è la durata media. E mi riferisco alle batterie di fabbrica, perché quelle in commercio, almeno questa è la mia esperienza e anche di qualche amico, una volta cambiate durano 1 anno e mezzo, 2 anni massimo, insomma hanno una durata molto più limitata e certamente non come quelle di fabbrica. E questa cosa l'ho trovata anche tra i commenti sempre di quel video, infatti su per giù la pensano come me anche gli altri. E magari qualcuno si chiede come ho fatto a far durare una batteria 6 anni e 3 mesi. Beh, vi posso dire le mie abitudini, ad esempio io la plafoniera sempre spenta proprio per abitudine, non la utilizzo, e lo start e stop sempre staccato, quello ormai sappiamo che rovina le batterie e i motorini di avviamento. Anche se comunque parliamo di batterie rinforzate a gel, perché questa comunque è una batteria a gel, ora ve la mostro. Eccola qui, Renault Nissan, è quello originale. Prendo il mio tester, se qualcuno è interessato sotto al video trovate il link, e imposto girando a sinistra su DCB corrente continua 20, perché la batteria arriva fino a 12 volt. Per misurare la tensione e avere un risultato più attendibile vi consiglio di farlo dopo aver spento l'auto da 5 o 6 ore, ecco perché sto registrando di sera, ma meglio ancora se lo fate di mattina dopo che l'auto è stata ferma per una nottata intera. Ora dobbiamo posizionare i due puntali del tester sulla batteria, ovviamente il rosso che è positivo va posizionato sul polo positivo della batteria e il nero su quello negativo della batteria. E ricordo, per chi è meno esperto, il più sta per positivo e il meno per negativo. Ed ecco che il multimetro mi mostra i valori che vanno da 12.63, sistema meglio i puntali, e arriva a 12.64. Tenete presente che uno stato ottimale della batteria deve avvicinarsi più a 13 che a 12. In poche parole, già sui 12.50 la batteria inizia a perdere capacità, quindi un valore buono sarebbe dai 12, non so, 0.70, 12.80 in su. Già 12.64, come nel mio caso, significa che la batteria inizia a perdere un po' la capacità, perché si avvicina di più a 12.50. Il passo successivo consiste nel misurare la tensione durante l'avviamento dell'auto. Guardate come già accendendo il quadro, mentre giro la chiave, vedete già c'è l'assorbimento, scendono i valori, adesso accendo il motore e addirittura il valore è sceso a 9 punto qualcosa, e purtroppo non va bene, perché una batteria in salute durante l'avviamento non dovrebbe scendere al di sotto del 10. Per maggiore sicurezza ho misurato la tensione della batteria la mattina dopo che l'auto è stata ferma una notte intera, e la tensione è sui 12.61, quasi lo stesso risultato. Ma ci tengo a sottolineare, anche dopo aver effettuato la misurazione della tensione della batteria, come vi ho mostrato, non abbiamo una certezza indicativa al 100% sullo stato della batteria, semplicemente perché dovremmo approfondire, ad esempio, misurando anche gli ampere. Però lì già diventa un po' più complicato. L'unica certezza che sappiamo tutti è che purtroppo le batterie di ultima generazione, anche queste a gel indicate per le auto con lo start e stop come la mia, purtroppo queste batterie da un giorno ad un altro ci lasciano a piedi senza preavvisi. Una volta le vecchie batterie ci avvertivano, magari andavamo ad accendere l'auto, singhiozzava l'avviamento e quindi capivamo che la batteria ci stava per lasciare. Adesso purtroppo da un momento ad un altro, per quando l'auto parte, andiamo in un altro posto, andiamo a accendere e non parte più, quindi è un problema. Io dopo aver effettuato queste misurazioni so che comunque devo cambiare la batteria, però voglio andare un altro po' avanti, e voi direte: ma sei pazzo, visto che sai che la batteria ti sta per lasciare? No, perché mi sono procurato questo avviatore di emergenza.
Poi, tra l'altro, ho preso spunto anche nei commenti che vi ho indicato prima, perché uno di voi aveva fatto la stessa cosa, si è procurato anche lui un avviatore di emergenza, che tra l'altro sono molto comodi. Questo che ho tra le mani è della Topdon, che tra l'altro produce anche strumenti di diagnosi e ha delle caratteristiche molto interessanti, ma adesso ve ne parlo. Ok ragazzi, facciamo l'unboxing di questo jump starter. Nella confezione troviamo ovviamente l'avviatore di emergenza, abbiamo una comoda custodia che permette di ospitare al suo interno tutti gli accessori insieme all'avviatore di emergenza. Poi troviamo i morsetti per la batteria dell'auto e un cavo USB tipo C. Ah ragazzi, dimenticavo che ovviamente trovate anche il manuale di istruzioni, purtroppo manca l'italiano, però è abbastanza semplice l'utilizzo, è abbastanza intuitivo. Ma è il momento di mostrarvi l'avviatore di emergenza, che dalle prime impressioni mi dà un'idea di solidità, robusto. Qui si accende, qui ci dice la carica del jump starter, qui troviamo l'USB tipo C che serve per ricaricare il nostro avviatore di emergenza. Qui troviamo un'altra uscita che va da 14 a 16 volt. Qui è possibile collegare i morsetti per caricare la batteria, ma abbiamo anche due USB, una 3.0 con tre tensioni diverse, sarebbe quella di colore blu, con una tensione di 5 volt, 9 volt e 12 volt. Poi abbiamo un USB normale da 5 volt, perché questo GS1200 funge anche da power bank. Infatti al suo interno troviamo una batteria di 10.000 mAh. E quindi, oltre ad essere un avviatore di emergenza, è possibile utilizzarlo anche come power bank per ricaricare smartphone, tablet, eccetera, eccetera. E oltre ad essere un avviatore di emergenza, un power bank e anche una torcia, basta tenere premuto ed ecco che si accende la torcia. Basta tenere premuto 3-5 secondi su per giù e si accende la torcia. Inoltre alla funzione SOS, basta tenere premuto come ho fatto io, cambia la modalità di illuminazione. Se tengo premuto si accende la torcia normale, se premo un'altra volta ecco la segnalazione. E quindi è comodo anche in caso in cui abbiamo la macchina in panne, lo mettiamo sul tettuccio e permette di segnalare la nostra presenza. Comunque leggevo che l'involucro sembra robusto, perché comunque effettivamente è resistente all'acqua, alla polvere, all'usura, quindi è fatto in modo da resistere il più possibile. Ma vediamo un po' come funziona da avviatore di emergenza. Ovviamente colleghiamo i due morsetti al nostro GS1200, meglio avere una ricarica del 100%, è consigliabile, e colleghiamo il morsetto di colore rosso alla polarità positiva, dove troviamo il simbolo più, e il morsetto nero alla polarità negativa, e cioè quello meno, il trattino meno. Una volta collegati, adesso non si accende perché non lo stiamo provando sulla batteria, dicevo, una volta collegati i morsetti, l'indicatore di sicurezza sarà verde fisso, indicando che è pronto per iniziare. Poi possiamo provare ad avviare l'auto. Se per caso l'auto non si avvia, dobbiamo scollegare i morsetti per circa 20-25 secondi e poi ricollegarli e riprovare ad avviare l'auto entro 2 minuti. Questo è molto importante. Quando l'auto non parte abbiamo il pulsante boost, bisogna premerlo e dopodiché il LED ci avvertirà quando il dispositivo sarà pronto e possiamo avviare l'auto.
Inoltre qui abbiamo un altro LED colorato che ci avverte se per caso, credo, se per caso abbiamo messo i cavi invertiti, perché è scritto reverse e so che comunque aveva questa funzione. Io, avendo un'auto diesel, cercherò di averlo sempre al 100%, perché sappiamo che le auto diesel richiedono maggiore potenza, maggiore spunto per avviarsi, e avendo la batteria che può lasciarmi da un giorno all'altro, per me è davvero comodo, è un dispositivo molto utile. Inoltre dovete sapere che il GS1200 è dotato della protezione per la batteria, in verità 6 protezioni, come ad esempio l'inversione di polarità, protezione da carica inversa, protezione da cortocircuito, da sovraccorrente, da sovratemperatura. Infatti, se si surriscalda molto durante l'avviamento, lui inizia a lampeggiare e per una mezz'oretta bisogna lasciarlo raffreddare. Per chi è interessato, sotto al video trovate il link. Se non erro, in questo periodo è anche in promozione, ma non ne sono sicuro al 100%, vi basterà cliccare sul link e lo scoprirete. Spero che questo video vi sia stato utile, mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like e se ancora non siete iscritti al canale non dimenticate di farlo. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!